Il romanzo è basato su una storia vera, però è un romanzo. Ci sono delle differenze abbastanza sostanziali tra Certo. quello che è accaduto nella realtà e poi quello che ho dovuto costruire per creare un romanzo che fosse avvincente. La storia è quella, il personaggio, lei mi chiedeva i personaggi, il personaggio protagonista, che poi parla anche in prima persona, è una ragazza di 18 anni, di origini nigeriane, cittadina italiana, che vive a Roma. E che vivevano con il padre e un fratello più piccolo. E a un certo momento c'è un intervento dei servizi sociali perché la situazione di questi bambini a scuola appare problematica, non si comportano come gli altri bambini, tutti e due hanno uno dei due, il maschio sembra iperattivo, invece la femmina sembra depressa, insomma. Arrivano questi servizi sociali ed entrano, come dice lei, a gamba tesa nella sua vita. Lo Stato entra a gamba tesa nella sua vita e la affida a una donna di Roma, una donna single. Quindi si incontrano due culture, due età diverse, esigenze diverse, e un rapporto che all'inizio sembra molto difficile, poi si evolve e diventa più bello. Non dico altro. Il libro parla di questa cosa che non è in fondo molto conosciuta in Italia, non è molto praticata, l'affidamento familiare, che è quella situazione nella quale un minore che ha delle difficoltà viene affidato a una persona singola, una coppia, una famiglia che può prendersene cura. Si parla molto di adozione e meno di affidamento, perché l'affidamento per se stesso, per le sue caratteristiche, è un'esperienza non definitiva, nel senso che il figlio rimane figlio dei suoi genitori, viene affidato a qualcun altro per un po' di tempo, ma poi l'affido prevede che si rimanga, comunque si torni nella propria famiglia di origine, ecco. Quello che accade poi nel romanzo è che la bambina e anche il fratello diventano adottabili, quindi non c'è più un genitore che ha la potestà genitoriale, e quindi loro sperano di, cioè la protagonista del romanzo, Iodele, spera di essere presa in adozione da questa donna, perché ormai il loro rapporto è diventato un rapporto madre-figlia, però c'è una difficoltà, e la difficoltà è che l'affidataria è single e in Italia le persone singole non possono adottare, bisogna che sia per forza una coppia eterosessuale sposata. Io sono d'accordo con te, Rita. Io ti faccio tanti auguri ancora per un libro uscito da alcuni mesi, ma sta avendo molto successo. Ricordo anche, se permetti, personalmente, che ho letto con molto piacere La sorella di Mozart, addirittura 2 volte, proprio perché è veramente un bel libro, ma come questo. Del resto, io alla prossima occasione con piacere, e ricordiamo ai telespettatori, agli amici di Libri Oggi che ci seguono, devo dire, la stagione passata è andata molto bene dal punto di vista culturale e anche come audience, come si dice, nonostante questa pandemia. E quindi, tra l'altro, questo libro, Figlia del Cuore, Rita Charbonnier, Marcos e Marcos. Io Alla ne ho prossima. casualmente una copia qui. Ah, meno male, ecco. Comunque, noi ti aspettiamo la prossima volta, va bene? Ti ringrazio e sono felice di essere la prima ospite di questo nuovo anno. Grazie 2022. mille e auguri. Ciao, saluti, Ciao. saluti.